Civil Week 2024. Siamo nella piazzetta Giardino degli Artisti in compagnia di Irma Surico, volontaria dell'associazione Quattro Tune e presidente dell'associazione. Buongiorno, sì, come già detto sono Irma Surico e sono qui, come potete ben vedere, con i miei volontari, che sono soltanto alcuni dei volontari. Perché? Perché noi per il terzo anno di seguito abbiamo deciso di partecipare alla Civil Week cittadina. Come? Quest'anno in particolare abbiamo deciso di fare, come al solito, un cleaning in questa piazzetta, di cui vi parlerò dopo, e domani invece ci sarà il momento della socialità con i bambini. Quindi due eventi, uno sul territorio e l'altro, diciamo, una festa che terrà insieme tutti coloro che vorranno partecipare. Piazzetta Giardino degli Artisti, certo. Abbiamo detto che è una piazzetta creata e ideata da voi, giusto? Assolutamente sì, è stato un gruppo della nostra associazione, un gruppo costituito da architetti e da ingegneri che tanti anni fa, quando l'assessore Rozza era assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano, decidemmo di trasformare un incrocio molto pericoloso in una piazzetta che potesse creare sicurezza, socialità e anche un po' di bellezza. Grazie mille, Irma. Allora, come possiamo vedere, il lavoro dei volontari dell'associazione Quattro Tunnel sono tutti all'opera nella sistemazione, pulizia di questa piazzetta, e l'iniziativa avete deciso di intitolarla Insieme si può, giusto? Certo, Insieme si può, perché noi siamo naturalmente per invitare la gente a un senso civico che spesso manca. Cioè, il territorio è nostro e dobbiamo curarlo, amarlo e curarlo. Ecco, quindi insieme si può, perché quando si è in gruppo, tra l'altro, ci si diverte anche. Insieme è tutto più bello, il darsi, certo, una mano, essere solidali, certo, è una bellissima iniziativa per tutti e soprattutto per la città di Milano. Assolutamente sì. Grazie mille Irma, e vi auguro una buona giornata e buona Civil Week a tutti. Grazie a voi di essere venute e spero di rivedervi ancora. Grazie.